Benvenuti amici di Player Inside, fermi lì perché vi promettiamo 10 minuti di divertimento con Game Fails 33, cominciamo subito! E cominciamo con i bug da morire, guardate questo Rigor Mortis che non risponde alle leggi della natura in For Honor. Ma lui è attaccato alla vita sì. E vuole anche un po' disturbare il combattimento, dice io voglio essere il protagonista esatto. Assoluto. Ma non è perché sono morto non posso vincere, guarda, guarda, mi metto di mezzo, vaffanculo. Okay. Mafia 3 ragazzi. Che schifo sto gioco ragazzi. In cui i morti ascendono immediatamente al cielo. Ma quindi in realtà erano buoni. Sono andati in paradiso. Ma chi hai ammazzato? Coso che non mi ricordo come ti chiami. Perché sei tutto tranne che uno da protagonista di te. Io qui ascolterei sì. Il dolore. In Battlefield 1 sentiamo. Sì. Si teletrasporta pure ovunque. Sì, cioè il potere post-mortem. Vedete come svolazza da una parte all'altra dello scenario, gridando in maniera innaturale. Ragazzi, la morte più stupida dell'universo. Mm. Cioè, perché? Michael. Ah no, è morto il tipo del noleggio. Ma non è vero, ma non è vero, è lì tranquillo. Che se ne sta battendo la ciolla, ragazzi, ma come può essere? Skyrim e i suoi cavalli, sì. Ma non è questo il problema. Perché i cavalli hanno pure rotto il cazzo un pochettino, però. Sappiamo. E anche. Come dire, le situazioni sono anche le situazioni Hillary, Blasi peraltro, che vengono a creare. Come è sceso? Ok. E come scivola? Scivola. Vabbè, perché è morto. Un sacco di patate praticamente. È morto adesso! Non era morto! Ma perché non ha avuto una reazione più umana durante questa cascata quasi inesorabile, no? Ineluttabile? Invece qui questo non morto. Sì. È morto, ma sì. Finge di essere ancora vivo per orgoglio. Sì. Dice io qua sono ancora vivo, vedi? Sì. Ma in realtà no. Siamo sicuri che sia un non morto? Sicuramente non è vivo. Ok. Vabbè, basta. Invece questo che è uno zombie, o quello che è, insomma, si incastra. Vabbè, questa cosa di incastrarsi fra le ringhiere, effettivamente io lo so fare. Lo fanno tutti. Nella vita reale lo so fare. In Dishonored abbiamo una serie abbastanza importante di kill di questo amico che ci ha mandato la clip. Tant'è vero che il gioco dice, vabbè, senti, l'ultima te la faccio io da solo. Io rovino l'atmosfera. Sì. Okay. Ma il sangue del muro dell'uomo. Il sangue del muro, ovviamente. Che muro. Soffre sì, e patisce. La casa insanguinata. Ma procediamo subito con gli animali di merda, perché non c'è peggio degli animali nei bug. Soprattutto quando sono buggati. Sì, e vediamo. Questo topazzo non topazio che lui corre attenzione la posizione era equivoca per un attimo, la coda spuntava da una parte che non doveva essere inquadrata. Poverino, mi fa tenerezza perché lui è convinto di correre ma così non è, così come questo cavallo. Sì, però il cavallo non mi fa tenerezza, per favore abbattetelo perché è veramente un idiota che corre. Tra l'altro è talmente idiota che le pozzanghere non gli reagiscono agli zoccoli. In realtà non sta toccando terra. E lui prova ad ucciderlo per pietà. Tanta carne di cavallo per gli amici catanesi, ma muore soltanto quello che c'è alle spalle. No, si è rialzato. Perché non si spiega. Peccato, peccato. Ma parlando di Assassin's Creed e di cavalli, sì. Ci sono questi cavalli che spuntano. Spuntano? Vabbè, non ti preoccupare, tanto si bugga pure il linguaggio umano, tranquilla. E lui cerca di indagare sì. In maniera inquietante. E loro sono incastrati e sono ben due. Non capisco se sono però piacevolmente colpiti da questo fatto di essere incastrati in questa maniera, perché effettivamente non sembrano dispiaciuti o morenti. Ma secondo me sì, un po' dispiaciuti lo sono, e questo cavallo lo è ancora di più. Tant'è vero che si ribella, ma il nostro Jacob, nonostante questo casino, non molla, perché se c'è una cosa che non devi fare nella vita, quella cosa è mollare, signori. E esatto. Lui non lo fa, però ogni tanto mollarla sì. Perché mollarla fa bene, ogni tanto fa bene alla salute. Esatto, ma in questo caso lui resiste abbastanza. No, no abbastanza. Non del tutto. Il bersaglio è morto. Sarà lui stesso il bersaglio. Sì, probabilmente sì. Qual è il problema di questo elefante che ha le convulsioni? Guarda la proboscide come gli fa. E poi tra l'altro in realtà potrebbe sembrare un bug, ma in realtà no. È che semplicemente è una censura su quella che è un'elefantessa mestruata. Ah, tanto sei simpatico. Lui intanto ha approfittato della sì, lamerata qui. Ha fatto la lamerata, bravo. Complimenti, hai ucciso un elefante, eh? Ok. Ok, qui niente di strano, lui no, sale... tutto di strano, tutto veramente. Di strano, niente che di si normale. Sfonda il gioco. Shadow of War in realtà ha presentato spesso bug del genere, anche quando ci ho giocato io. Andare sotto la mappa del gioco è una cosa ricorrente nei giochi, però così effettivamente. Perché tu esplori un mondo nuovo, sì, di fatto. Sì, un mondo nuovo, d'accordo, sì. Adesso procediamo con i bug files, cioè i bug che inspiegabili. Sì. Tipo questo, che siccome è un cecchino di quelli veramente professionali, si erge più in alto. Di tutti, giustamente facendosi osservare. Vedere dal mondo, così è ottimo. E a proposito di ergersi, qui c'è un'orgia.
A proposito di parole che hanno RG in esso. Esatto. Perché dovete dire che il pallone di FIFA sembra radiocomandato? Io non ci credo. Ok, forse posso cominciare a crederci. E questo è il gioco che tu hai messo nella top. Complimenti, Mass microfono. Effect Andromeda. Quanto che schifo che hai messo. Se avessi visto sto bug non l'avrei messo. Ti fai influenzare proprio da pochissimo. Immediatamente. Ottima, rimani della tua posizione. Brava Midna, mi piaci. E questo in realtà è un bug fantastico, perché io ho sempre sognato di entrare nelle mercerie e nei negozi di Assassin's Creed 2 o Brother o da quello che è. Ma è un'esplorazione che facciamo insieme, però in realtà non c'è nulla, addirittura si può attraversare il muro. Sì, c'è il no clip che praticamente permette di attraversare le pareti. Però lui dice: una volta che sono qui divertiamoci. Esatto, facciamo il negoziante. Però siccome non ne capisco nulla di stoffe che sono qui, tra l'altro tutte bianche, tutte uguali, distribuisco botte. Sì, esatto, 100 grammi di botte a te, 100 esatto. grammi di spadate a te. Una coltellata a lei, signore, prego. Servito alla cassa. Per favore, pulisca il sangue, grazie. E quanto sono stupidi quelli che non riescono a raggiungere. Vabbè, giustamente dice: ma come minchia c'è finito là dentro? Noi non nessuno possiamo. Nessuno entra. Non possiamo mica scavalcare, no? E poi è indelicato. Che tra l'altro è un cognome qui di Catania. Questo bug è inquietante. Sì. Cioè, già il posto è inquietante. Esatto, qui in Skyrim. Qui salutiamo, questo. Qui c'è Klepr. Klepr è qui. Ok, l'abbiamo salutato. Ciao, arrivederci, Klepr. Grazie. Wow. Vuoi sapere se hai bisogno? Oh mio Dio. Wow. Come ha fa. Vabbè, non facciamo. Vabbè. La regalia in Final Fantasy. Cosa c'è di strano? Niente, se escludiamo il fatto che si guidi da sola, che in realtà è una cosa, ragazzi, voi perché dovete avere pregiudizi nei confronti di questo gioco? Che i bug va bene, però in realtà io anche certe volte mi faccio guidare dalla mia macchina così. Ma io lo trovo estremamente triste il fatto che sia solo totale, cioè non solo il guidatore, mancano tutti. Però non lo trovo triste. Io sì, poi piove, cioè l'atmosfera è proprio triste. E when parcheggia da sola, attenzione. Allora sicuramente se parcheggia bene non è un'auto femmina. femministe, ciao. Questa però sì. Questa sì, era un'auto femmina. Questa è una donna che l'ha lasciata lì. Tra l'altro le donne parcheggiano in modo improbabile, ma è anche impossibile, tipo questo. Questa è stata sicuramente una donna. Però complimenti, perché io non riuscivo complimenti a farla perché levitare. Sì. Ah, questa qua è una nostra iscritta che si chiama Ilaria, che ce l'ha mandato, in realtà è caricato anche sul suo canale YouTube, ma lo abbiamo voluto mettere lo stesso, anche se di norma non accettiamo questo genere di bug caricati sul canale YouTube. Perché praticamente ha scoperto la scritta Pyramid sotto la mappa di Assassin's Creed Origins. Questa cosa è fantastica, abbiamo questa esclusiva, sì, esatto, meravigliosa, speriamo. Abbiamo scoperto, grazie Ilaria. Poi lui si disincronizza in una maniera tipo Mr. Muscolo, però va bene. È sempre un bug in cui capiamo che la scheda grafica ti sta salutando, caro amico o amica. Qui sono i pantaloni anni 70. I pantaloni tipo di scostume. Un po' sopra le righe per l'epoca, diciamo. Veramente sono a quadri, se vogliamo essere nel cioè, tu devi dire le righe, però sono a quadri. Vabbè, quest'uomo semplicemente dice: ogni tanto devo mettere la testa fuori di casa, no? Ma ha fatto la battuta, cioè ha fatto la battuta, è una battuta bruttissima, che no, scherzo. Chiedo scusa. In realtà io la imbecco, però. Oh, cosa Zelda? No, Zelda è impossibile, no, mi rifiuto. È tutta la scena, ragazzi, che nei giochi Nintendo non è possibile trovare un bug, in realtà basta cercarli bene. Esatto. E questo è uno di quelli. Basta richiamare il vento al chiuso, esatto. E Link si ritrova. Beh, in realtà no, stavolta si è ritrovato così. Ma sta facendo le trazioni. Esatto, cioè sta allungando le braccia, è normale, non lo fanno tutti. Io no, per esempio. Per player inside, io vado a Riverwood in Skyrim e mi trovo dal nulla questo bellissimo fiotto di sangue che dal che va. L'unica cosa che posso dire è che forse la donna ho trovato la mod e non lo sapevo della donna invisibile col ciclo e l'ho inserito nel gioco della Bethesda. Ah, che spiritoso, com'è? Che cos'è questa cosa che sto vedendo in questo momento? Sì, lo slime. Sembra un essere umano. Cioè, ha le braccia. Dall'alto, ha le braccia, il piede, vedi, sulla destra, il corpo, ed è così. Che cazzo è? Ecco, qui secondo me la porta. La porta ti doveva chiudere un attimo dopo o un attimo prima? No, un attimo dopo. Lascia perdere. E adesso, ragazzi, il momento che stavamo aspettando con più ansia, perché si avvicina Natale, insomma, è il 22 dicembre nel momento in cui stiamo registrando, se lo state guardando dopo fa lo stesso, insomma, c'è Natale nell'aria, esatto. No? E quindi il momento delle famiglie. Sì, un momento che riscalda il cuore, quindi anche noi vogliamo essere più family friendly. E quale sottorubrica migliore per essere family friendly se non sexy fuck? Sì, dopo tutto sì, in realtà era telefonata come battuta. Ecco, qui abbiamo questa sorta di invenzione giapponese in Fallout
che serve per accontentare lui e lei. Lui, guarda, non voglio sapere della parte di sotto, lei dello stummo di sotto. Speravo non lo dicessi. Vedi che è molto polivalente. No, però guarda quanti movimenti fa, è veramente eccezionale questo ritrovato. Qui ecco, in realtà allora, è lei che sì, ha il braccio tutto storto. Sì, e infatti l'ho notato subito. Dice, perché nei sexy bug? Perché ha un culo della Madonna, tutto qua, l'ho messo perché mi interessa. Potevo metterlo in qualsiasi altra sottorubrica, invece l'ho messo lì. Ragazzi, cioè, obiettivamente chi è che lo guarda il braccio storto? Questo bug che ci ha mandato questo amico, ho fatto fatica a capirlo inizialmente. Pensavo, vabbè, è lei che è seduta dall'altro lato del comodino. Esatto, di quello che... no, non è questo. Non è infatti, questo, perché no, poi mi sono reso conto, ecco, dove era seduta. Su che cosa era seduta, tant'è vero che è dolorante. Esatto, si deve accovacciare. Ragazzi, davanti a tutti. Signori, gli animali sono animali, però capisco che c'è un limite alla decenza. Tutti, infatti, ecco, hanno finito, hanno già capito. Finito. Hanno capito. Molto bene, ragazzi, e noi vi auguriamo una bella fine anno. È bello perché Game Fails è arrivata la puntata 33. È siamo vero, contenti, ragazzi, però Game Fails è così grazie a voi. Sì. Votate il bug più bello di questa puntata. Più mi meglio, raccomando. Sì. Sì. Trovate il link in descrizione per votare, partecipate in tantissimi. Sì. E noi adesso ci godiamo il bug dell'altra volta, sì, il più bello che avete votato voi. Scusate, mi sono sovrapposto, pensavo che te lo stessi scordando e poi dovevamo rifare tutto dicendo il video da capo. Scusate pure voi, prego. La rotola è andata e qui abbiamo Bayek che giustamente balla tipo senti. Per lasciarci bug, appunto, come ha detto poc'anzi la nostra collega Midna, che ormai vogliamo tutti plurale maestatis. Sì, siamo tutti un po', l'abbiamo accettato ormai per quello che Nonostante tutto, potete trovare tutto in descrizione per lasciarci il bug. Mi raccomando, la scritta Game Fails, così lo capiamo subito. Perché altrimenti scrivete ciao Raiden, guarda che bel bug che ho trovato. Mia mamma mi ha detto che non era tanto bello, però io te l'ho mandato lo stesso. Tutto questo nell'oggetto, giuro che tanti di voi fanno così. Alla prossima, va. Ciao. Alla prossima, buone feste. Sì, buon tutto, insomma.